Buongiorno amiche mie, buongiorno a tutte, ben ritrovate e io felice di essere di nuovo tra voi. Scusate la mia voce, ma ancora ho un po' di debolezza e anche la voce un po' bassa. Mi avete fatto tanto piacere, non posso dire che mi siete mancate perché siamo rimasti sempre in contatto. Vi ringrazio molto per avermi sempre scritto per sentire le mie condizioni di salute. Vi ringrazio moltissimo. Vi bacio a tutte coloro che si sono interessate della mia salute. E oggi ho voluto riprendere, anche se non sono ancora in forze perché ancora sono debole, e ho un viso da paura, però piano piano cerco di rimettermi su. E quindi oggi ho voluto fare per voi questa ricetta. Andrò a fare la parmigiana di melanzane. Ora io vi faccio vedere qui tutti gli ingredienti. Dunque, io mi sono portata avanti, ho preparato un sughetto semplice semplice, eccolo qua, l'ho fatto soltanto con la cipolla e basilico secco, perché fresco ancora non ce l'ho. Poi mi sono grigliata già le melanzane. La ricetta originale prevede le melanzane fritte, ma io siccome non voglio assorbire moltissimo olio, allora preferisco farle grigliate. Le ho fatte nella bistecchiera, eccole qua, sono molto più leggere e fanno meno male. Poi qui ho fatto vedere il sugo. Qua mi occorre un po' di parmigiano, io ho detto già un po' di parmigiano reggiano al momento. Queste sono due mozzarelle, due bocconcini, eccole qua, tagliati tutti. Ho un po' di fietone, scusate, ma è dovuta alla mia debolezza. Ho già acceso il forno a 200 gradi, così intanto si riscalda. Allora, iniziamo. Vado a mettere subito un po' di sugo nel fondo della teglia. Amiche, diciamo che non è stata proprio l'influenza, la dottoressa l'ha chiamata parainfluenza, un virus, ma ti butta giù tantissimo, ti distrugge, perché poi hai questa febbre senza avere altri sintomi. Non è che hai dolore alle ossa, mal di gola, niente, niente. Soltanto febbre alta, a me è arrivata a 39, 10 giorni di febbre, non ce la facevo più. Dormivo, dormivo in continuazione, avevo tanta sonnolenza e poi piano piano, piano piano questa febbre ha iniziato a scendere, da sabato ha cominciato piano piano a scendere e la tachipirina ha fatto il suo corso, ha fatto il suo effetto, ma guardate che ne ho presa una scatola e mezza di tachipirina, ogni 6 ore, ogni 8 ore, a seconda come avevo la febbre. Ma non avevo poi più appetito, mi disgustava il cibo, mi nauseava. Ti distrugge proprio. Io penso che è peggio dell'influenza questa. Comunque, tutto passa. Ho fatto anche il tampone molecolare, ringraziando Dio, negativo, tutto a posto, perché la dottoressa pensava ci fosse Covid, che da disturbi differenti, magari a te era soltanto febbre. Fortunatamente non è Covid, ma io già lo immaginavo perché non avevo nessun sintomo. Comunque, tutto è bene quel che finisce bene. Allora, io vado ora a mettere le mie melanzane. Non so quanti strati escono fuori, perché queste erano due melanzane.
Io quando le ho fatte, le ho tagliate a fettine, poi le ho messe sotto sale con un peso, in modo tale che tirano fuori la loro acqua, altrimenti rimangono male, le vongole. Poi le ho tirate su e allora eccoci qua. Allora, rifacciamo un altro strato di pomodoro. Non deve essere denso denso, bensì deve lasciare piuttosto lento, non deve far ritirare molto, perché altrimenti le melanzane non vengono ben coperte dal sugo se è troppo denso, verrebbero troppo asciutte una volta cotte. Allora, ora mettiamo un po' di parmigiano. Mozzarella buttata qua e si ricomincia con gli strati di melanzane. Si ricomincia con il pomodoro. Distribuisce bene sulle melanzane. Io ho fatto un gelato da 8 etti. Poi mettiamo il parmigiano. Oggi questo sarà il pranzo, perché io quando faccio la parmigiana non faccio pasta, che è una sostanziosa la parmigiana. Ci viene un terzo strato. Si ricomincia. Io nel pelato ho aggiunto anche 6-7 pomodorini piccolini, almeno danno un po' più di sapore anche al sugo, è più buono. Ho messo mezza cipolla perché a me piace la cipolla quando faccio il sugo.
dopo andrà in forno per 20 minuti, penso, non di più, tempo che si scioglie la mozzarella, perché tanto le mie zanne già sono cotte, sono grigliate. Si rimette il parmigiano. Mozzarella. Molto buona la parmigiana. Io la faccio di lato perché è un lavorone, però è buonissima, eh. Poi diciamo che fatta così, non fritta, è anche light, no? Perché c'è soltanto un po' di olio nel sugo. Allora questa così sì, questa si è un po' rotta perché l'ho fatta troppo fina, un po' tagliata. Ecco, questo dovrebbe essere il quarto strato. La chiusura qua sotto non mi è venuta perché ho finito le melanzane. Io non farò anche il pomodoro, il sugo. Io sono sempre del parere meglio che la roba avanza che manca, perché se avanza non succede niente, si usa una seconda volta, ma se manca è un problema, non si può finire di fare quello che uno sta facendo. Ecco, l'ultimo strato, metto un bel po' di sugo, così rimane bella morbida. Ecco qua. E voilà. Abbiamo coperta e mettiamo parmigiano per finire. Qui ne metto un bel po', l'ultimo strato, bella condita. Metto tutto questo che ho, tanto ne ho grattugiato 50 grammi, non di più. Ecco qua, mozzarella, anche finisco questa che ho. L'ultimo strato deve essere sempre più condito, più abbondantemente, eh. Ecco qua. Un attimo la mano e poi vado la teglia. Ecco fatto, amiche e amici, questa è pronta da infornare. Ora la metto, il forno è arrivato a gradazione e starà 20-25 minuti, ok? E noi ci vediamo dopo. Allora, amiche,
Io ho tolto la mia parmigiana dal forno, sono passati 20 minuti, poi l'ho lasciata un po' raffreddare fuori dal forno prima di fare la porzione, perché era troppo calda, non veniva bene la porzione, si rompeva. Infatti, ecco qua, questa è la teglia dove io ho levato la porzione di parmigiana e questo è il piatto. Eccolo qua, impiattata, un profumino meraviglioso, buonissimo, la mozzarella si è sciolta benissimo, vedete ha formato tutta una crosta sopra. Scusatemi, c'è un po' di fiatone. Io per oggi ho terminato, ho fatto questa ricetta sulle forze, anche se come ripeto, ancora non mi sento al top, però mi dispiaceva lasciarvi tutti questi giorni in mia assenza. Ecco qua. Se questo piatto oggi vi va a suo gradimento, vi piace, mettete un like o condividete come volete voi. Va bene? Ok, con questo vi saluto, vi dico buon pranzo a tutti. E buon proseguimento di giornata a tutti. Ciao amiche, un bacio e grazie ancora per i vostri commenti che mi siete stati vicino in questi 10 giorni. Ciao a tutte amiche, alla prossima ricetta con Anna in cucina. Ciao!